prossima la grande festa del nostro celeste patrono, il Patriarca San Giuseppe. Anche quest'anno, premetto già, come è noto a tutti, non possiamo fare, ed è per la terza volta, la processione. Ma siamo convinti che la nostra fede, la nostra devozione, la nostra preghiera per il nostro celeste patrono non deve né può avere soste. Abbiamo bisogno della sua protezione, del suo sostegno, soprattutto del suo celeste esempio, perché ci guidi in questi giorni, in questi tempi, particolarmente tristi, che incutono tante volte non poca paura. Sembrava avere percorso il suo iter, la pandemia. Purtroppo ancora non è per niente finita, ma è subentrata la guerra che genera tanta preoccupazione. E noi abbiamo centrato la novena in onore al nostro celeste patrono proprio su questo momento particolare, cogliendo l'idea, il grido anche di Papa Francesco, che fa eco a una sua iniziativa nella quale ha invitato il mondo intero, la Chiesa tutta, all'interno e all'esterno, credenti e non credenti, laici e non laici, ad un dialogo, a camminare insieme, a stringersi la mano, a togliere ponti. Qualcuno addirittura ha distrutto quelli materiali, i ponti dello spirito, i ponti del dialogo costruttivo, i ponti dell'amore, i ponti della pace. E abbiamo presentato in questi giorni della nostra novena San Giuseppe modello, padre dell'accoglienza. Una accoglienza vera, un'accoglienza convinta, un'accoglienza profonda. Avevamo gli emigrati, avevamo i nostri fratelli morti o arrivati attraverso i barconi. Ora abbiamo la realtà triste, sconvolgente e commovente di tanti fratelli e sorelle, di tanti bambini che lacerano il nostro cuore per questa Ucraina, che speriamo, ci auguriamo possa venire un'aurora di pace. Siamo in Quaresima, che la Pasqua prossima, mediatore San Giuseppe, possa essere una Pasqua di risurrezione, una Pasqua di pace, una Pasqua di dialogo per tutto il mondo. E la nostra preghiera, ecco, mentre la esterniamo, la proiettiamo al mondo intero, non possiamo non puntualizzarla per la nostra bagheria. Questa pace interiore, questa pace nelle famiglie, questa pace nelle istituzioni, questa pace come valori morali, valori cristiani, per un dialogo che sia sempre costruttivo. Abbiamo bisogno di pace, abbiamo bisogno di amore, abbiamo bisogno di verità e di sincerità. Un altro appello che noi abbiamo voluto rivolgere al mediatore San Giuseppe per la giustizia. C'è una crisi forte, c'è una crisi paurosa, c'è una crisi di giustizia. C'è chi considera il potere come una dimensione di esclusività, calpestando diritti e dignità della donna, degli innocenti, dei giovani, dei lavoratori, degli anziani, degli ammalati, di chi non ha voce. Noi gridiamo veramente che ritorni il senso della giustizia, perché possa ritornare, era il grido di San Giovanni Paolo II, di una civiltà costruita sull'amore che genera pace, che genera vera fraternità. Questo noi invochiamo a San Giuseppe, questo con le lacrime agli occhi, profondamente commossi, invochiamo al nostro celeste patrono, sì, per Bagheria, ma permettetemi, per il mondo intero. Auguri e buona festa e viva San Giuseppe!